Sì, sono qui in salotto perché come ogni giorno parliamo di salute, torna il nostro quotidiano appuntamento e parliamo di un disturbo di cui purtroppo conosciamo molto poco, l'autismo. È venuto a trovarci lo psicoterapeuta e analista del comportamento dell'associazione Dalla Luna, Guido D'Angelo. Buonasera. Benvenuto a buon pomeriggio. Grazie. Allora Guido, ci possiamo dare del tu? Certo. Sei molto giovane. Ci puoi innanzitutto spiegare che cos'è l'autismo? L'autismo è una condizione di vita permanente, è un modo diverso di rapportarsi al mondo e di leggere tutti gli input ambientali, tutte le informazioni sensoriali. Per parlare di autismo dobbiamo soddisfare diverse condizioni. Di solito una persona con autismo ha una difficoltà nell'area sociale e in quella comunicativa. Questo vuol dire che una persona con autismo potrebbe non avere un linguaggio verbale o addirittura un linguaggio vocale, cioè non avere un mezzo per poter parlare con un'altra persona, oppure sviluppare soltanto pochissime parole, e potrebbe aver bisogno di una modalità alternativa per poter ottenere quello che desidera, quindi per poter entrare in relazione con gli altri e per poter produrre dei cambiamenti nell'ambiente. Ecco, spieghiamo un aspetto importantissimo, sì. Forse la base di tutto. L'autismo non è una malattia, ma è un disturbo. Ecco, qual è la differenza tra la malattia e questo disturbo, il cosiddetto disturbo? Tecnicamente l'autismo è sicuramente un disturbo perché è stato così definito nel manuale dei disturbi mentali, il cosiddetto DSM-5. Tuttavia noi più che parlare di malattia, la malattia è un che è di contagioso, sì. Parliamo di condizione, cioè di un modo di essere differente. È come se nella diversità umana esistono menti che funzionano in modo diverso. Sì. L'autismo è un esempio estremo di mente diversa, infatti parliamo più che di malattia, di neurodiversità. Ecco, a che età il bambino può mostrare i primi segni di autismo? La maggior parte dei bambini comincia a essere diagnosticata intorno ai 2 anni di età, ma c'è una grossa variabilità. La maggior parte dei genitori è proprio intorno ai 2 anni che si rende conto che c'è una difficoltà, per esempio, nel rispondere al sorriso sociale, oppure nel voltarsi quando sono chiamati per nome, nello sviluppare un linguaggio secondo le tappe tipiche. Tuttavia, i primissimi segnali possono essere letti anche in fase molto precoce. Per esempio, è possibile che dei segnali siano letti già nel primo anno di vita. Di solito un bambino può non guardare l'adulto, mentre un bambino sviluppo tipico, anche nel primo anno di vita, si orienta verso il volto umano e addirittura verso qualsiasi configurazione ricordi il volto umano. I genitori come si accorgono che il bambino ha dei problemi? Quali sono i campanelli d'allarme? Il primo campanello di allarme di solito è il fatto che il bambino non si volti quando è chiamato per nome. Sì. Quindi, infatti, tantissimi bambini autistici inizialmente si sospetta che siano sordi. Un secondo segnale è il fatto che non sviluppino un repertorio di richieste. Quindi se un bambino molto piccolo ha un'evoluzione del linguaggio che va dalla lallazione alla formazione delle prime parole, già intorno al primo anno di vita, sì, vediamo le prime parole, questo avviene molto meno nei bambini con autismo. Insomma, c'è un rallentamento vero e proprio. C'è un'associazione molto importante, che è l'associazione che si chiama appunto Dalla Luna, sì, un'associazione della quale tra l'altro abbiamo anche delle immagini che testimoniano un po' la vostra operatività, il vostro sostegno per tutte le famiglie. Ci può raccontare un po' come cercate di essere vicine alle famiglie appunto colpite da, insomma, un qualcuno presente all'interno del nucleo colpito da autismo, e se poi operate anche dal punto di vista della formazione? Certo, Dalla Luna ha come obiettivo quello di diffondere una cultura dell'autismo e una cultura basata sulle tecniche di intervento efficaci. Noi utilizziamo un approccio ABA, cioè un approccio basato sull'analisi del comportamento applicata. Lo facciamo in primo luogo conducendo un intervento a diretto contatto con le persone con autismo
E in secondo luogo formando le persone che invece sono deputate a trattare i terapeuti, appunto, quindi. I terapeuti, esatto. Quindi la formazione è per coloro che poi successivamente, sì, devono accompagnare, ecco, questi bambini. Ma è sufficiente quello che effettua la vostra associazione oppure servirebbe qualcosa di più per le famiglie? In realtà serve molto di più per le famiglie, perché quello che può fornire un'associazione privata è l'intervento scientifico, un intervento con una misurazione degli obiettivi dei bambini e dei comportamenti nuovi che stanno apprendendo. Tuttavia parliamo sempre di un intervento che purtroppo attualmente è privato. Una persona con autismo e una famiglia di una persona con autismo hanno bisogno di avere una rete di sostegno intorno, una rete che sia sociale, hanno bisogno di avere delle strutture a cui indirizzarsi. È necessario un supporto globale sia della persona con autismo sia della famiglia, quindi il sostegno istituzionale dovrebbe essere qualcosa di garantito a queste persone e alle loro famiglie. Voi siete sempre in work in progress, sempre, sì, belli, attivi, energici. Ci sono dei progetti futuri? Sì. Un primo progetto è un convegno internazionale che stiamo conducendo e che si terrà a Roma, in cui sono stati chiamati degli esperti che vengono appunto dagli Stati Uniti, dove nasce l'analisi del comportamento, che è proprio l'approccio che noi utilizziamo con i nostri bambini. Altri work in progress sono tantissimi corsi di formazione. È un progetto molto importante a cui teniamo particolarmente, è uno attuato insieme all'azienda Cippone e di Bitetto, cioè un'azienda che si occupa del settore enogastronomico, che ha come fine quello di insegnare alle persone con autismo in che modo cucinare, quindi avranno un percorso formativo. Insegnerete quindi a cucinare, un po' come, sì, sì, facciamo noi, come cerco di imparare anche ogni giorno. Bello, perché comunque sperimentare anche la creatività e stimolare, certo, la creatività dei ragazzi, dei bambini è fondamentale. E l'altro aspetto, sì, importante, certo, volevi aggiungere, è che questo progetto poi sarà un progetto di avviamento lavorativo. Sì, per tutti i terapeuti e per chi viene formato e anche per le persone stesse. Complimenti, io ti faccio tanti complimenti, naturalmente li faccio a te in rappresentanza poi di tutto il vostro staff, tutto il vostro nucleo, e ci vediamo presto. Grazie per essere stato con noi, Guido, e raggiungo il centro studio perché c'è Michele ad aspettarmi. Certamente, siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra puntata, grazie per essere stati con noi. Grazie. Ci vediamo domani, come sempre, alle 14:44. In diretta su Telenorba e TG Norba 24. A domani! A domani, ciao, buona serata! Succede tutto per una ragione, e la ragione magari sei tu, non ho niente da promettere, ma da scommettere con te.